Buongiorno a tutti i lettori di RivMag. Siamo a un nuovo episodio di questa visita eccezionale all'interno di Italica. Con noi Rossano Bisioli, responsabile di tutti i progetti per gli alberi di windsurf in Italia e in Cina per Italica. Finita la fase di produzione vera e propria e di rifinitura del prodotto finale e di assemblaggio, siamo nella zona test, dove viene testata giustamente la curvatura e la rigidità dell'albero. In altre parole, viene misurato l'IMCS. Rossano ci spiega i dettagli di questa fase. Eccoci di nuovo. Dunque, tutti gli alberi che noi produciamo vengono testati uno per uno. Tutti gli alberi hanno un codice a barre che io chiaramente vado a leggere con il lettore di codice a barre. Sì. Dopodiché, una volta posizionato l'albero nella macchina, stabilito la lunghezza, faccio partire la prova. Come si vede, sta funzionando, prende la quota iniziale dell'albero. Ok. In questo caso abbiamo tre punti, la parte centrale a un quarto, a metà e a tre quarti. A questo punto faccio partire un attimo in automatico, faccio salire il peso, chiudo, faccio scendere. Ok, abbiamo i 30 kg appesi a metà dell'albero. A questo punto faccio la prova, test di prova. La macchina sta appunto con il potenziometro che si vede, sta misurando un attimo in centimetri, che poi questi centimetri vengono presi, diciamo, del PLC della macchina, che a sua volta, tramite un programmino che noi abbiamo fatto, in automatico mi dà subito la percentuale di curva e l'MCS. In questo caso io posso scaricare i dati che automaticamente mi vengono visualizzati sul monitor. Chiudo questa finestrella. A questo punto ritorno su con il peso, perché devo tirare giù l'albero per fare il peso. Ok. In questa fase c'è un addetto, tutti i giorni prova gli alberi. Messo nella bilancia, in questo caso prendo il peso e me lo inserisco nel programmino. Quello che è. Ecco, noi abbiamo i dati in archivio da anni ormai, 10-15 anni, tutti i dati. E in base al codice a barre che in precedenza ho rilevato, noi possiamo anche andare alla ricerca della curvatura di quell'albero, che magari è stato venduto, che ne so, 3 anni fa, per dire. E noi sappiamo che tipo di curva aveva quell'albero. E questa è la fase del controllo della curvatura e dell'IMCS. Ogni cliente poi a sua volta ha dei parametri stabiliti in precedenza e il programma mi dice se l'albero che è stato provato è fuori tolleranza. Noi abbiamo una tolleranza che è più o meno 1. Diciamo, tutti gli alberi che vanno fuori della tolleranza vengono scartati. Okay? E se ce n'è più di uno andiamo a verificare il perché. È successo questo. Magari qualche volta, che ne so, in produzione, magari è successo qualche inghippo e si va a vedere, ok? Okay. Questa qui è, sì, appunto. Questi dati poi i nostri clienti ce li chiedono. Anche loro hanno un archivio. Magari, che ne so, un cliente che fa delle regate magari vuole sapere che rigidità ha il suo albero, magari perché lo sente più morbido, lo sente più rigido. E noi gli forniamo i dati che li abbiamo per tutti i nostri clienti. Ok.
E a questo punto volevo affrontare brevemente in questa fase di test alcuni degli aspetti delle prestazioni degli alberi. Per esempio, che cosa si intende per ovalizzazione dell'albero? Ma diciamo che quando l'albero è piegato, diciamo, nella vela, prima di rompersi, la sezione, che è rotonda, tende ad ovalizzarsi. E quando si ovalizza è il momento che l'albero potrebbe iniziare a criccare e a rompersi. È per questo che noi mettiamo parecchio materiale anche in compressione a 90 gradi. Questo ci aiuta sia a far sì che non si ovalizzi l'albero e anche alla risposta dinamica, al reflex, e poi andremo a verificare. E la robustezza, qual è, diciamo, quali sono i parametri che ne migliorano la robustezza sul prodotto finale? Indicativamente. Sì, è chiaro. La parete, la quantità di materiale che noi mettiamo nell'albero, no? Che per esempio sulle SDM abbiamo una sezione, abbiamo un diametro maggiore e di conseguenza ci vanno meno strati di materiale longitudinale per raggiungere la rigidità che il cliente ci ha chiesto, okay? Mentre sugli RDM, che è il più fino, diciamo, no? Il diametro più fino, siamo costretti a mettere più strati di materiale per raggiungere la rigidità richiesta dal cliente sempre. E di conseguenza diciamo che l'RDM è un attimino più robusto, no? E difatti gli RDM vengono adoperati per mare mosso, per le onde, eccetera. Noi comunque anche sugli SDM abbiamo fatto delle innovazioni, abbiamo trovato delle soluzioni nuove, tipo nell'area del bomba abbiamo ridotto il diametro, così che siamo costretti a mettere più strati di materiale e l'albero è diventato più robusto. Tipo per esempio abbiamo ingrossato, diciamo, abbiamo aumentato il diametro sulla parte finale del top, tanto nella zona alta dell'albero sui top non si rompe quasi mai, si rompe praticamente, abbiamo l'80% delle rotture avvengono nell'area del boma e giù di lì, magari c'è qualche stecca con qualche camber che punta da una parte o dall'altra, che forma una specie di S nell'albero, e può succedere magari che... E noi per evitare questo appunto abbiamo diminuito un po' i diametri, questa è la nostra specialità ultima che abbiamo adottato ultimamente, ecco, e ci sta dando parecchie soddisfazioni, diciamo, ecco. E allora, la curvatura e le MCS li abbiamo appena visti. Il reflex, come viene controllato o qual è la richiesta su questo parametro? Ma sì, ci chiedono sempre, vogliamo che l'albero abbia una risposta dinamica veloce, diciamo, no? E, diciamo che la leggerezza, se un albero è leggero, di conseguenza è più reattivo, no? Questo è sì. Noi abbiamo costruito una macchina, che è questa qui, che poi andremo a verificare, dove ci conta le oscillazioni che fa un albero quando è stato, lo carichiamo e poi lo lasciamo, diciamo, e un programmino che abbiamo fatto noi ci conta il tempo che ci impiega per ritornare nella sua posizione originaria, sì. Diciamo iniziale, quando si ferma, diciamo, ecco, sì. E, diciamo che influisce tantissimo anche dove viene agganciato il boma, diciamo, no? Perché più in alto viene agganciato il boma, diciamo, più si ha la sensazione che l'albero abbia una risposta dinamica migliore, ecco. L'altezza del boma ovviamente dipende dalla dimensione della vela, dalla dimensione del rider e dalla lunghezza della prolunga utilizzata. Certo. E anche l'innesto del dove viene accoppiato l'albero. Noi anche ultimamente abbiamo abbassato il centro di gravità spostando l'innesto, che questo influisce tantissimo sulla risposta dinamica.
Questo è stato constatato parecchie volte ormai nei test che noi facciamo tutti i giorni. Anche questa è una cosa nuova che noi stiamo già provando, che stiamo facendo in questo periodo. E a questo punto Rossano ci mostra come si svolge il test reflex. Sì, e in fase di progettazione, una volta stabilito e provato la curvatura dell'albero, la rigidità, il cliente ci chiede anche un attimo per capire quale risposta dinamica ha l'albero. Noi abbiamo costruito una macchina che fa appunto questa prova. Adesso io faccio una simulazione di come facciamo i test. Dunque, ho agganciato l'albero in fondo e inserito la maniglia del Bowman all'altezza giusta dove di solito si mette a 1,40 m più o meno, dove si aggancia il Bowman normalmente. Dopodiché faccio oscillare. Scusate, 1,40 m considerando sempre una certa lunghezza di prolunga. Sì. Ok, sì, più o meno è quella la zona, sì. Va dai 90 ai 140 l'area del Bowman. Certo. Così questo è stato stabilito. Può cambiare, naturalmente, se uno si mette una prolunga di 50 cm, è ok. A questo punto noi abbiamo appunto costruito questa macchina e io andrei a provare un attimo come fare la prova del reflex, della risposta dinamica. Benissimo. Okay. Lascio andare, l'albero fa le sue oscillazioni e dopo un po' si ferma. Chiaramente abbiamo il nostro programmino che ha rilevato tramite un PLC, ha rilevato quante oscillazioni e in che tempo, e io vado a scaricare i dati. Come si vede si forma un grafico, questo albero qui è un 430, un RDM 430, e ci ha impiegato a fermarsi 6 secondi e 0,4. Questo. Ok, e qui sul monitor, non so se dalla telecamera si riesce a vedere, c'è proprio il grafico delle oscillazioni. Certo. Così, provo più alberi, no? E quello che si ferma prima per me è una risposta dinamica migliore. Questo è quanto. Quindi fondamentalmente poi il valore assoluto di questo test è il tempo che impiega l'albero a fermarsi piuttosto, sì, che il numero vero e proprio delle oscillazioni. Sì, certo, sì, il tempo che si impiega a fermarsi. Sì. Diciamo che le prime oscillazioni sono quelle più importanti, poi chiaramente se un albero è più pesante ci impiega più tempo a fermarsi perché l'inerzia del peso e così via. Diciamo che io tengo conto poi, che si vede qui anche nel grafico, tengo conto delle prime 4-5 oscillazioni, sono quelle che contano. La velocità, il tempo che ci impiegano queste 5 oscillazioni a fermarsi. Quello è per me la cosa più importante. Va benissimo, per ora è tutto e seguiteci con i prossimi episodi. Grazie.